tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi è martedì e come ogni martedì esce un nuovo video delle Makeup Angels. Un video che riguarda me, Fabiana, Elisabetta. È la terza volta che lo giro, quindi sono un po' rincretinita. Allora, questo video per questa settimana abbiamo deciso di farvi vedere un make-up natalizio. Anche se non si uscirà di casa e poco importa, veramente ci sono altre cose da preoccuparsi che queste cavolatine, perché poco fa ho visto su Instagram Elisabetta R, perché il capitano è stato operato, sua nonna è stata male, quindi dai, una cena di Natale. Facciamo una cena quando questa situazione finirà, non c'è bisogno. Sì, vabbè, è normale che il Natale è tutto, uno ci rimane male. Io ad esempio tutti i Natali li passo a casa di mia mamma. È normale che un pochettino mi faccio, però io tengo alla tutela dei miei genitori e quindi prevengo questa situazione. Quindi preferisco stare a casa. Non è un problema stare per un giorno, per quel giorno stare a casa, non è proprio il problema così grosso come certe persone fanno capire, che devono andare a sciare, devono andare a destra e a sinistra, dai. Comunque, parliamo di cose più futili come il make-up, e mi hanno rubato il correttore, no, è qua. Quindi abbiamo deciso di fare un make-up riguardante il Natale. Io già ho messo il maglioncino che metto tutti gli anni, che è questo qui. Io lo metto tutti gli anni e quindi ovviamente lo dovevo mettere. Se vedete le lucine che fanno accende e spegne, non è una richiesta di aiuto, ma è il gancino di intermittenza che fa con le luci, perché non mi piace che la luce viene fatta cioè sparaflesciata e basta. Mi piace quel ticchettio, quindi non stanno chiedendo aiuto, non li maltratto. Queste luci non sono state maltrattate. Allora, dopo queste cavolatine andiamo a mettere il correttore su tutta la palpebra maturo. Allora, cosa state facendo? Avete fatto l'albero? Io quest'anno, sincer, non l'ho voluto fare. Non per qualche cosa. Nel frattempo bevo. Non per qualche cosa, ma non me la sono sentita. Ma non dovete, non è una cosa che dovevo fare per forza, quindi ho preferito non farla sinceramente. Allora, andrò a prendere la palettina, la Subculture di Anastasia, e vado a prendere All Star e lo metto sulla palpebra mobile. Così. E chiudo questo lato perché poi lo voglio far scendere fin sotto all'occhio. E niente, noi passeremo il Natale a casa, faremo la videochiamata con i miei genitori come abbiamo fatto per Pasqua. E niente, dai, sono cose che passano, speriamo che non ci siano più vittime, perché sinceramente sono un po' stanca di sentire o leggere determinate cose. Io cerco di non seguire i telegiornali, cerco di non seguire altre cose perché poi mi demoralizzo, e quindi non mi voglio far abbattere, ma perché ho anche una famiglia, quindi cerco di non pensare. Prendo un pennellino pulito e vado a sfumare. Poi voglio prendere il verde, però sono indecisa tra questi due verdi. Aspettate che li sguaccio. 1, 2, 3. Allora, che verde metto? Verde scuro, verde albero o verde prato? Queste sono le congetture. Allora, e se metto due verdi invece di un verde?
Farò così, metterò questi due verdi. Allora, all'inizio volevo fare una cosa con il blu. Volevo metterli blu, volevo fare una cosa tipo in base anche al maglioncino che ho messo e tutto. Però non lo so se vi capita quando vi truccate che poi andate di braccio in base al colore che vi piace o che vi diciamo sta meglio. Allora, facciamo così invece, perché ovviamente si deve sempre cambiare idea. Prendo il verde, questo qui di sotto, e lo metto proprio alla fine dell'occhio. Qua e cerco di sfumare. Forse dovevo prendere quello un po' più scuro. Bello questo colore, mi piace. È molto bello questo verde. Metto così e poi sfumo. Cercherò di alzare un pochettino questa parte e di sfumarla assieme al bordo di poco fa. Adesso vado a mettere il colore verde chiaro. Allora, prendo questa palettina di Catrice, che è la Sunshine Hit Me Up, e prendo questo colore che si chiama Vision, questo qui, e lo metto proprio sulla palpebra, così proprio come si trova. Non metto base perché già questo ombretto l'avevo provato altre volte e ha una scrivenza ottima, quindi non c'è bisogno di mettere base, però se voi lo volete fare, fatelo pure. Arrivo fino a qua e lo sfumo. Poi prendo il pennello di poco fa del verde e lo passo proprio al limite, vedete che è sottile, questo è quello di Essence, è sottile e riesco a farlo passare senza toccare il verde lime che ho messo. Qua ovviamente le ciglia finte sarebbero una goduria per gli occhi. Ma non essendo brava, non li mettiamo. Andrò a prendere un altro po' di verde e lo chiudo qua e lo sfumo. Bello, mi piace. Adesso volevo prendere il verde, quello più chiaro, che sarebbe questo qua, e lo volevo mettere un pochettino proprio sopra. Lo colori. Lo lasciamo così. Vado a mettere il mascara. Ovviamente, come chiudere l'anno con il mascara, questo qui di Astra, che è fantastico. È un mascara strepitoso. Nel frattempo sto cercando il mio piegaciglia. Nel frattempo si cerca il piegaciglia che si è intrufolato da qualche parte e non vuole più uscire. No, è qua. Piegaciglia. Io ovviamente ho fatto un make-up che mi piace, ovviamente, con il verde, il rosso, perché deve prendere i colori dell'albero di Natale. Ed è molto molto bello, sinceramente. E adesso guardate l'effetto con il mascara.
bellissima. Allora, vado a sistemare l'altro occhio così bilancio un pochettino lo sguardo e tutto e ci vediamo dopo. Allora, sistemiamo gli occhi perché ho già fatto la base e tutto, ma avevo aggiunto del verde anche da questo lato, quindi vado a mettere il verde Destiny dell'Anastasia, che sarebbe questo qui. Metto un po' di questo. Quanti specchi ho? E io l'avevo messo proprio qui. Poi ho sistemato questa arcata perché era troppo abbassata. Io poi queste cose me ne accorgo a video finito di norma. Perché guardandomi proprio dritta nello specchio vedo proprio le due differenze e tutto. Allora, ho appena fatto come vi ho detto la base e tutto. Adesso vado a mettere sempre il verde Destiny proprio al di sotto. Perché mi piace proprio che sia che combacia con la parte di sopra. Poi vado a mettere All Star, che sarebbe il Bordeaux di poco fa, che sarebbe questo qui Bordeaux. Lo metto proprio all'attaccatura, però così veloce veloce. Perché è molto pigmentato. E noto poi che il verde si vede poco. Quindi io faccio così, io vedo, sistemo, poi risistemo. Voi ovviamente lo fate in base a quello che vedete. Allora, vado a togliere le parti di cipria in più. Ok, allora adesso andiamo a mettere un blush e un illuminante. Io prenderò sempre questo qui di Astra. Prendo questo qui che mi piace tanto, sinceramente. Sorridiamo. Invece di mettere il blush e poi l'illuminante, preferisco mettere questo che è molto luccicoso come mi piace, visto che è Natale e dobbiamo brillare a casa nostra, quindi brilliamo bene, no? Ok, e poi metterò l'illuminante sempre di questa palettina e metterò questo. Si nota? E poi, allora, metto questo colore, questo qui al centro, proprio al centro qui. All'inizio, no, al centro, all'inizio dell'occhio, perché è molto molto bello, proprio dà una luce pazzesca e mi piace tantissimo. Allora, io sempre per quanto riguarda gli occhi li vedo un po' diversi e quindi questa cosa mi insospettisce tantissimo perché vorrei Sapete cos'è la differenza? Che spesso mi capita di fare gli occhi diversi dagli altri. Sono le attaccature delle sopracciglia, perché ce n'ho una bassa, come si vede, e una più alta. Quindi spesso mi capita di fare gli occhi leggermente diversi, perché
Perché in base alle sopracciglia, comunque, devo sistemare queste sopracciglia. Questa è la situazione. Devo sistemarle perché devo fare in modo più, che siano più particolari. Allora, dov'è il pennello? Stavo continuando a mettere la parte di illuminante. Dov'è? Allora, metterò anche sempre questo colore. Perché mi piace tantissimo l'effetto. Ok, adesso andiamo alle labbra. Ovviamente io metterei un bel bordeaux scuro, belle labbra carnose. Ma faremo una cosa più semplice. Vado a prendere le cose e torno subito. Allora, metterò questa matita di Wet n Wild. Voglio andare a mettere il rossetto di Erichioba. Questi dovrebbero essere comunque non me lo ricordo. E questo è lo 02 Lamia, o la mia, ma credo Lamia. Lamia. Questo è il rossetto. Ho un po' le labbra screpolate. E questo è l'effetto. Bene ragazzi, questo è il make-up per quanto riguarda le festività di Natale, quindi per Natale. Io sinceramente lo utilizzerei anche così per fare la spesa, per fare una cosa così speciale. No, vabbè, a me piace sinceramente perché non è una cosa troppo, diciamo, di quei make-up abbastanza estrosi, ma è anche una cosa molto molto carina. Ho voluto riprendere diciamo... Facciamo così, questo make-up vi spiega come io di norma faccio l'albero di Natale. Quindi l'albero è verde e io metto le cose dorate e rosse. Quindi questo, diciamo, è il mio albero di Natale sugli occhi. E mi piace tantissimo perché è sinceramente il make-up che realizzerei se dovessi andare da qualche parte. Ed è un make-up proprio riguardante il Natale, quindi il mio albero di Natale. A me piace tanto, ditemi ovviamente cosa ne pensate, se aveste messo qualcosa di diverso sulle labbra. E ovviamente ditemi qualsiasi commento, basta, come vi dico sempre, basta essere educati. Io sinceramente sono molto curiosa di andare a vedere cosa le altre due Angels vi hanno consigliato. Quindi vediamo che make-up hanno realizzato. Sono molto molto curiosa, io proprio per i make-up ci vado matta. E sinceramente, se avete qualche proposta particolare che possono fare le Angel tutte e tre insieme, scrivete nei commenti, perché noi saremo molto molto molto, ma molto, ma molto, ripeto, molto contente nel farvelo realizzare. Allora, per quanto riguarda questo video è tutto. Io vi auguro di passare una bella giornata e ovviamente di passare un felice Natale con le persone che amate, anche tramite WhatsApp, che è anche una cosa molto molto carina. E che dirvi di più? Speriamo di passare un Natale tranquillo e sereno con le nostre famiglie. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio da parte mia. Sto diventando inglese. Vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!